Dunque. Volevo capire cosa era quel 2, saranno il numero di giocatore. C'è il simbolo dell'omino. Allora, facciamo così che torniamo su. Andiamo su Nessus. Andiamo a fare qualche missioncina. Imbarcazione dei caduti in arrivo con elevata quantità di etere. Caduti si stanno nutrendo da quel servitore. Una notizia molto brutta. Fermateli, per favore.
Mangiate questo, brutti caduti. Sai, i servitori mettono in cattiva luce noi macchine coscienti. Spiacente, impossibile. Io non sono mai in cattiva luce. Ah, non ho acceso la chat. Ah, ciao Thomas. Siamo appena cominciato, sì. Le mie solite missioncine. Forse più tardi vengo a dare una mano. Forse più tardi. Ah, ok. Non so, guarda.
Io gioco ancora un pochino, cioè gioco un pochino, però me la farei da solo. Sto più concentrato. Perdonami, eh. Sì, se ho voglia di giocare con qualcuno ti chiamo volentieri. Lassù c'è qualcosa da prendere. Mi fa salire sul tronco. Eccolo qua. Capitano, sembra che i Vex stiano catturando dei caduti. Ho rilevato tantissimi prigionieri in una caverna nella tua area. Non auguro a nessuno di essere imprigionato dai Vex. Forse possiamo aiutarli? Failsafe, guarda che probabilmente i caduti non ci ringrazieranno per l'aiuto. Credetemi, comunque sia, mi farete un favore. Ci siamo. Non ho mai partecipato a un'evasione. Buona fortuna, capitano.
Ci sono molti caduti qui. Rilevo delle barriere più avanti e sotto di noi, molto in profondità. Capitano, potrebbe significare più prigionieri? Dovresti liberarli. Failsafe, hanno provato a ucciderci. Meglio quello che morire in una gabbia. Sta inviando una risposta alla vostra evasione. Troppo tardi. Se vogliono la guerra... Area sicura. Nessun Vex o caduto in vista. Mi spiace sia dovuta finire così, Failsafe. Lo sforzo è stato cordialmente apprezzato, amico Spettro. Uff.
hanno catturato... Wow, parecchi caduti. Questa è solo la punta della struttura. A quel gruppo hanno detto di uccidersi a vicenda. Il sopravvissuto sarebbe stato liberato. Nessuno ha sparato un colpo, tranne che a noi. Una lealtà ammirevole. Oggi abbiamo tutti imparato qualcosa. Sì, che i Vex sono i peggiori. Io vado a mettere via sto coso.
Non volevo fare la schivata, non volevo fare la schivata. Ma la smetti tu? Capitano, ho identificato numerose casse ricche di dati da saccheggiare. Ho creato un accesso non autorizzato per l'amico Spettro. I Vex lo crederanno uno di loro e dovrebbero condividere i loro segreti. Davvero un grosso aiuto. Vediamo che posso scoprire. Ops. Scusa, dove sarebbero queste casse? Ah, sono lì. Ah, sono proprio quelle. Piattaforme sono cariche. È un deterrente o un esperimento? Non si capisce mai.
Failsafe, l'accesso è perfetto. Sto ottenendo dati di ogni genere sulle rotte della flotta Cabal. A Zavala piaceranno molto. Felice di aiutare, amico Spettro. Contrassegno altre casse. Così volevate venire qui a scavare, eh? Cosa servirà mai per fermarli? Annientata. Preferirebbero far saltare in aria l'equipaggiamento piuttosto che farcelo prendere. I Cabal non hanno molta fiducia in noi. Non ho idea del perché. Durante un'attività? Ah, già, mi ha già caricato altre casse. Là, ho sbagliato. Come ci arrivo? Di là. Forse ci hanno scoperto.
che tu sia uno di loro? Cosa gli hai chiesto? Niente, ho chiesto che ci fanno su questo pianeta. Forse li ho offesi. Non ho guardato la vita. Porca miseria. Questi nuclei di dati lasciati dai Vax contengono le risposte alle mie domande. Forse stanno provando a interfacciarsi con l'amico Spettro. E tu, capitano, se permetti, gli sei d'intralcio? Mi dispiace, sistemo subito. Non riesco a fermarli. Stanno provando a parlarmi di un certo primo programma la cui demarcazione temporale risale a prima dell'età dell'oro. No, che pirla. Dicono che manchi di prospettiva olistica. Vogliono aiutarti. Non voglio il loro aiuto. Via. Chi è che spara? Ancora? No, 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 no. Ora capisco perché lo spettro di Asher non parla mai dei suoi incontri con i Vex. Continuano a invitarmi a tornare a casa. Comunque questi dati sono troppo preziosi per ignorarli. C'è un altro punto d'accesso in cima. Sapevo che morivo.
No! Non ho voglia di risalire. Non è che ho molte alternative. Che diavolo è che sparra? No, fermati! Aspetti, Dio caro. Oh. No! Di morte, la mente ha detto che ha paura. Paura della tua luce, l'unica cosa della galassia che non può simulare. Ikora lo saprà già, ma avvertirò l'avanguardia. La conversazione è terminata, Spettro. Il collettivo Vex spera di aver risposto a tutte le tue domande. Un utente della rete di nome Osiride ti manda i suoi saluti. Oh, devo informare al più presto Ikora. Ma è possibile che fosse così lontano?
squadra. So come possiamo collegare Failsafe al nucleo di Nessus e ottenere tutti i dati che vogliamo. Aiutatemi a posizionare questi segnalatori e vi spiegherò. Minchia, che armi? Quanto cazzo ne arriva? Che palle però! Basta! Devo salire? Come cazzo sto... Allora... Non so. Questi segnalatori dovrebbero permetterci di collegare Failsafe al nucleo di Nessus. Pensate ai dati che potrebbe recuperare. È un piano scaltro e proattivo, amico Spettro. Per me è una cattiva idea. E quello? Siamo arrivati fin qui e questo punto d'accesso non mi fa neanche entrare nella rete dei Vex. Dobbiamo prenderlo come un presagio. Sapevo. Funzionerà, fidatevi. Avete presente quando scansiono le cose? Sì! Stavolta tocca a te. Che bello!
Ah, non è qua. Non è qua, non è qua. Non è qua, quindi... sopra può essere. Dubito. Qui sta uscendo. No, 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 voglio salire sul tronco. Dai, fai il bravo. Cazzo sta. Questi Vex stanno costruendo qualcosa. Calcolo probabilità. Sì, stanno costruendo qualcosa. Ma vaffanculo. Cosa devo fare? Thank you.
continuano a lasciare queste piattaforme in giro se poi si arrabbiano quando ci saliamo sopra. Vabbè. Non ho capito dove sono le piattaforme. Non ho capito cosa cazzo devo fare. Integrazione, difendi la tua posizione, impedisci. Che casino, brutte, queste cose non mi piacciono. Ma so che tra un po' sarà sempre così. Pinnacolo abbattuto, mangiatevi il filo. Essendo intelligenze inorganiche collegate alla rete, i Vex non sono in grado di digerire. Sì, grazie. Beh, mangiatevelo lo stesso, brutte intelligenze inorganiche collegate alla rete. Boh. La Madonna, che diavolo è? Vabbè. Guarda quanto cazzo di nemici ci sono. Tipo affari in culo. Ah, proprio lì che devo andare.
Beh, andiamo giù, amato il cazzo. Il nucleo è aperto. Preparati, failsafe. Mi sto allenando a imitare i Vex. Per favore, non lasciare che mi catturino, capitano. Fa come gli equilibristi sulla corda. Non collega failsafe a Nessus. Non sei d'aiuto. Puoi farcela, failsafe. Credo in te. Se mi uccidono, infesterò il tuo involucro. Oh, non capisco che cosa sto facendo, assolutamente. Visto? È facile. Prendi tutto quello che riesci. I Vex tentano di rallentare i miei progressi. Qui vicino dovrebbe esserci una confluenza. Stabilizzatela cordialmente. Grazie, capitano. Adesso eliminate quei cubi di dati. Contengono dei protocolli di sicurezza che mi impediscono di proseguire. Sei forte. Sapevo che avrebbe funzionato. Stanno reagendo. Ho contrassegnato altre confluenze da stabilizzare. Distruggete per piacere i loro cubi. Thank you.
Failsafe, i Vex ci hanno inviato contro una mente. Failsafe, come va? Ok, i Vex l'hanno catturata. Mi dispiace, ma posso rimediare. Portami il nucleo di dati di quella mente. I caduti si stanno nutrendo da quel servitore. Una notizia molto brutta. Fermateli, per favore. L'abbiamo fatta, abbiamo sventrato il servitore. Sapevi che l'esposizione all'etere causa danni permanenti? Congratulazioni! Che bello che stai fermo così. Eri tu il nucleo mentale. Là c'è una roba da prendere. Oh, verdi.
failsafe deve essere qui dentro. Aiutami a rimuovere l'interferenza di queste confluenze e dovrei riuscire a individuare le sue coordinate. Eccola! L'hanno chiusa in una struttura cubica. Elimina i Vex e la libereremo. Spero che non sia troppo tardi. Grazie, capitano. Ho passato gli ultimi 10 anni a parlare con un altro prigioniero. 10 anni? Ma ci abbiamo messo molto di meno. Forse il tempo scorre diversamente nella rete. Era bravo ad ascoltare. Peccato non averlo potuto portare con me. Mi ha mostrato tantissime possibilità per questa galassia e come i Vex vogliono plasmarla. Le condividerò con la vostra avanguardia. Mi spiace di averti messo in quella situazione. Ma l'hai fatto? E io non dimentico chi mi fa un torto.
Controllo. Controllo. Ricevuto. Ricevuto. Fatto, fatto, fatto. Grazie. Salve. Buona fortuna là fuori. La prego. Ho molto da fare. Signore e signori. Brutto suono. Salve di nuovo. Staremmo meglio se il viaggiatore non fosse. Pronta e in attesa. Cambiare le rotte. Vediamo, forse ci sono messaggi per lei. Ma come hanno fatto a romperlo? Troppo pesante. Posso avere la vostra attenzione? Grazie.
suo nome? Oh no. Vuoi che... Al tuo servizio. Ecco il mio agente preferito. Rendimi fiero di te. Dimmi, pare che l'inferno sia calato sui nostri mondi. Lotta con vigore. Non permettere ai nemici di prendere impossibile. Il sopravvento. Non mi importa che fosse un insomnio, ma un artista proprio no. Ok. Aiutami ad aiutare l'avanguardia. Giungono pessime notizie da tutti i sistemi. I miei Red Jack sono terrorizzati. Servono attrezzi migliori. Senza di noi questo posto farebbe la fame. Tra me e te. Cosa ti serve? Prenditi cura della tua luce, ok? Queste nuove reclute mi hanno fatto venire in mente te, cacciatore. Veloci e carichi di potenziale grezzo. Vuoi parlarci? Massima priorità. Non solo i cacciatori, ma anche i titani e gli stregoni. Ok. Il mondo è in fiamme. Ci servi là fuori. Tutti pronti? Abbiamo bisogno di un crogiolo da gestire. Ecco a cosa serve. Farmi aspettare. Thank you.
Ah, di là. No, dove cavolo è? Hai rotto il cazzo. Ho preparato una nota di bordo per te, capitano. So che non l'hai richiesto, però dopo tutto questo tempo da sola non credevo che avrei mai avuto la possibilità di preparare un'altra nota. Nota 163692. Stiamo compiendo progressi nelle nostre imprese giornaliere. Conteggio personale attivo 3. Personale inattivo 15. Coloni inattivi 585. Citazione del giorno. La vita è fatta di scelte. Fine nota. Come vuole, signorina Carne. Sono felice di assisterla con la sua ricerca. I miei archivi dati sono a sua disposizione. Accesso al nodo 9875A. Intestazione file, progetto SIVA. File bloccati dalla cifratura Epsilon Theta A, D e G. Nessuno schema di decifrazione rilevato. Sì? Sì? No. No. Non credo che... Cade, sono grata della tua assistenza, ma non credo sia possibile viaggiare indietro nel tempo come i Vex e uccidere Gaul la settimana scorsa.
Rapporto stato, esodo nero. Integrità della sovrastruttura, 17%. Integrità dell'archivio dati, 38%. Integrità del nucleo energetico, 89%. Integrità del protocollo principale del IA Failsafe. Termine rapporto.
Cognitori hanno rilevato un segnale cabal proveniente da una nave che non appartiene alla Legione Rossa. Sembrano ordini di un nuovo nemico che usa la Legione Rossa come fattorini su Nessus. L'ultimo cambio di dirigenza dei cabal ci è costato la casa. Scopriamo cosa hanno in mente. Porta le armi. Beh, ne abbiamo sempre tre. No, questa ce la facciamo un'altra volta.